Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Quest'oggi ho deciso di cimentarmi in una sorta di guida, un tutorial, sul Korg Minilog XD e spero di poter essere abbastanza esaustivo. Devo confessare che in realtà possiedo questo strumento da poco tempo, ma ne sono già assolutamente entusiasta, sia per quanto riguarda la pasta sonora che per tutto ciò che concerne le scelte di progettazione, che trovo estremamente intelligenti, ben organizzate, efficaci e che danno al synth una grande versatilità e una enorme semplicità di utilizzo. Il workflow con il Minilog XD infatti è estremamente immediato, divertente e in grado di garantire soddisfazione sin dai primissimi minuti. Trovo che questo synth sia veramente imbattibile per la sua fascia di prezzo e che sia in grado di offrire moltissime possibilità e risorse anche ai sound designer più esigenti. Ma veniamo al dunque. Il Korg Minilog XD è un sintetizzatore analogico polifonico a quattro voci di derivazione diretta dall'ammiraglia, il top di gamma della casa giapponese, ovvero il Korg Prolog. Scopriremo le caratteristiche di questo strumento un po' alla volta, esplorando l'intero pannello nel corso del video. Quindi ho deciso per il momento di non anticipare nulla, ma percorrere gradualmente l'intero percorso del segnale, approfondendo di volta in volta le differenti sezioni. Iniziamo dunque vedendo immediatamente la sezione più a sinistra dello strumento. E qui abbiamo ovviamente il master volume generale per regolare il nostro livello in uscita. E subito sotto un knob tempo che ci può indicare i BPM relativamente sia al sequencer che all'arpeggiatore, in base a quello che stiamo usando sostanzialmente. Uno switch ci permette escursioni di ottava in un range totale massimo consentito di 5 ottave. Mentre il knob del portamento ci consente di aggiungere appunto il portamento con valori tradizionali da 0 a 127. Adesso invece abbiamo la prima sezione un po' più particolare da analizzare nel dettaglio, cioè quella per la selezione e il controllo delle voci. In questa sezione un altro switch ci consente di scegliere tra quattro modalità: polifonica, unisono, accordi e arpeggiatore. E dobbiamo subito specificare che il knob di Voice Mode Depth ha una funzione molto importante, in quanto non agisce sempre nello stesso modo, ma ci permette al contrario di selezionare diverse cose in base alla modalità prescelta. Vediamole nel dettaglio. In modalità poli abbiamo le nostre canoniche quattro voci di polifonia concesse dallo strumento, ma ruotando verso destra il knob di Voice Mode Depth possiamo entrare in modalità duo e, come dice il nome stesso, avere quindi la sovrapposizione di due voci. Procedendo poi sempre di più verso destra abbiamo un incremento progressivo dell'effetto di detune. Nella modalità unisono abbiamo una sola voce ovviamente, che risulta dalla sovrapposizione delle quattro voci a disposizione. Ruotando il knob di Voice Mode Depth abbiamo anche in questo caso la possibilità di detunare le voci e arricchire quindi il suono. In modalità accordi invece è possibile ottenere un accordo suonando una singola nota e, sempre con il solito knob di Voice Mode Depth, possiamo selezionare l'accordo tra diverse e ricche opzioni. Thank you.
Infine, la modalità ARP prevede l'utilizzo dell'arpeggiatore e anche qui possiamo scegliere tra una selezione di arpeggi abbastanza nutrita. Facendo di nuovo pressione sullo switch, possiamo invece attivare il latch, che, come tutti saprete, consente di tenere il suono in maniera fissa finché non andiamo a suonare altri tasti oppure disinseriamo il latch stesso. Ma passiamo ora al vero cuore dello strumento, ovvero la sezione degli oscillatori. Il Minilog XD ne ha ben tre, due VCO identici tra loro e che permettono di generare come forme d'onda di base una dente di sega, una triangolare e una quadra. Il terzo oscillatore invece è un oscillatore multi-engine. Come potete vedere, il VCO1 e il VCO2 hanno controlli di ottava, pitch e shape. Quest'ultimo, nello specifico, agisce in maniera differente in base alla forma d'onda selezionata e ne permette sostanzialmente infinite modifiche. Nel caso dell'onda quadra si tratta ovviamente di un controllo del duty cycle. Invece questo switch, denominato sync, è deputato appunto all'attivazione della procedura di sincronizzazione degli oscillatori. Senza scendere troppo nel dettaglio, ricordiamo che questa funzione va a forzare la fase dell'oscillatore numero 2 per allinearla perfettamente a quella dell'oscillatore numero 1. Il risultato finale, dunque, è quello di una forma d'onda maggiormente complessa, tagliente e molto ricca di armonici. Qui a fianco c'è un altro switch denominato ring che, come lascia già immaginare il nome, attiva un ring modulator in cui il primo oscillatore modula il secondo e grazie al quale è possibile appunto ottenere i classici suoni metallici e atonali tipici di una ring modulation. Il knob denominato Cross Mod Depth fa sì che l'oscillatore 1 moduli l'intonazione dell'oscillatore 2 e ovviamente, anche in questo caso, più andiamo verso destra più la modulazione risulterà incisiva e di conseguenza ne sentiremo maggiormente gli effetti. Il terzo oscillatore, invece, come già accennato, è un oscillatore digitale multi-engine e credo che sia la vera arma vincente del Korg Minilog XD, in grado di ampliare moltissimo le capacità offerte dallo strumento. Nello specifico, questo oscillatore può operare come noise generator, come VPM, ossia Variable Phase Modulation, oppure in modalità user, una modalità cioè che permette di caricare i propri oscillatori programmati con il Software Development Kit offerto da Korg. Iniziamo ad affrontare in maniera più approfondita il terzo oscillatore,
affrontando la modalità Noise. Per selezionare il rumore desiderato tra i quattro offerti dallo strumento, dobbiamo usare come al solito il knob Type, e i quattro Noise Generator a disposizione sono High, che si traduce sostanzialmente in un filtro passa alti, Low, cioè un filtro passa bassi, Peak, cioè un filtro passabanda, e infine Decim, ovvero un decimatore di segnale. In base al tipo di noise generato, il knob shape avrà ovviamente effetti diversi. Nel caso delle modalità High e Low, esso andrà ad influenzare la frequenza di taglio rispettivamente del filtro passa alti e del filtro passa bassi. Nel caso della modalità Peak, agirà invece sulla banda di segnale audio passante, e infine, nel caso della modalità Decim, influenzerà invece il sample rate, cioè la frequenza di campionamento del decimator. Inoltre, se teniamo premuto il pulsante Shift mentre ruotiamo il knob shape, potremo invece modificare il key tracking, ovvero far dipendere il sample rate dalla zona di tastiera che stiamo utilizzando in quel momento. La seconda modalità operativa del terzo oscillatore multi-engine è quella denominata VPM, ovvero Variable Phase Modulation, modulazione di fase. Si tratta di una struttura composta da un solo carrier, cioè l'oscillatore portante, e un solo modulator, cioè l'oscillatore modulante. Sono però presenti 16 combinazioni differenti, sempre con questa struttura, per quanto elementare. Ad esempio, SIN1 usa un'onda sinusoidale sia per il carrier che per il modulator, oppure SIN2 che invece aggiunge del feedback sul modulator, e via dicendo. Potete consultare tutte le 16 combinazioni agevolmente sul manuale. Il mio parere è che esse consentano comunque un arsenale di tutto rispetto, in grado di aumentare le capacità dello strumento e creare delle ottime combinazioni se mescolate insieme agli oscillatori analogici. Quando utilizziamo il terzo oscillatore in modalità VPM, il knob shape modifica la mod depth, cioè l'intensità di modulazione. Se teniamo premuto Shift mentre muoviamo il knob shape, andiamo invece a modificare la ratio, cioè il rapporto di modulazione, ad esempio 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1 e così via. Infine, la terza opzione offerta dall'oscillatore multi-engine è data dalla possibilità di caricare fino a 16 oscillatori di tipo user, liberamente programmabili dagli utenti con un software development kit condiviso per il Prolog e il Minilog XD. Di base lo strumento carica già un oscillatore di tipo user a livello dimostrativo, ma le possibilità offerte da questa risorsa sono potenzialmente infinite, a patto di avere le giuste competenze in materia di programmazione.
Passiamo ora alla sezione mixer, ma qui c'è ben poco da dire in quanto abbiamo unicamente tre knob per il controllo dei diversi livelli relativi ai tre oscillatori presenti. Anche la sezione di filtraggio è piuttosto tradizionale ed è composta da un classico filtro passabassi con i soliti controlli di cutoff e resonance. Non mi soffermerò a spiegare in che modo agiscono, ma se volete tornare sull'argomento vi rimando al video relativo ai filtri nel mondo della sintesi sottrattiva. Potete vedere il link in alto a destra in questo momento. Ma torniamo a noi. Oltre a cutoff e resonance sono presenti due switch per il drive e il key track. Entrambi hanno tre posizioni. La più bassa sostanzialmente disattiva la funzione stessa, la posizione centrale la applica al 50% e infine quella superiore la applica al 100%. Il circuito di drive aggiunge una distorsione al filtraggio, mentre il key tracking influenza la frequenza di taglio del filtro in base all'altezza della nota suonata. In sostanza, con un key tracking al 100%, più è alta la nota suonata, maggiore sarà l'apertura del filtro. Procedendo ulteriormente, incontriamo l'envelope generator del VCA e si tratta di un tradizionalissimo inviluppo ADSR. Un secondo generatore di inviluppo può invece essere destinato alternativamente al controllo del pitch oppure della frequenza di cutoff. In questo caso però abbiamo solo i knob dedicati ad attack e decay. L'LFO in questo strumento può generare onde quadre, triangolari e rampa invertita. Può essere sincronizzato ai BPM del sequencer oppure agire normalmente con frequenze che vanno da 0,05 Hz fino a un massimo di 28 Hz. Infine, può agire in modalità one shot e compiere dunque un solo ciclo. Il knob denominato Rate ci consente di variare la velocità dell'LFO, quello Int invece regola l'intensità dello stesso. Attenzione però perché questo knob può essere adoperato anche per invertire la forma d'onda. Per fare ciò basta tenere premuto, come al solito, il pulsante Shift. Lo switch per selezionare la destinazione dell'LFO permette la scelta tra cutoff del filtro, shape degli oscillatori oppure pitch sempre di questi ultimi. Passiamo adesso alla sezione effetti, che trovo estremamente ricca e gratificante per un prodotto di questa fascia di prezzo. Abbiamo tre tipologie di effetti, riverberi, delay ed effetti di modulazione. Per ognuno di essi è possibile selezionare una variante e combinarle insieme.
Con il primo switch selezioniamo il tipo di effetto da applicare, con il secondo possiamo invece azionare o disattivare gli effetti e selezionare la variante desiderata. Per quanto riguarda delay e riverberi, utilizzando ulteriormente questo switch una volta raggiunta la posizione Select, possiamo navigare tra le varie tipologie e abbiamo ben 12 tipi di delay e 10 tipi di riverbero. Se invece stiamo usando un effetto di modulazione, lo switch Select ci fa selezionare il tipo di effetto tra Chorus, Ensemble, Phaser, Flanger e User, mentre se teniamo premuto il pulsante Shift possiamo invece navigare tra le varie opzioni, le varie sottocategorie presenti per ognuno di essi e abbiamo 8 tipi di Chorus, 3 tipi di effetto Ensemble, 8 tipi di Phaser, 8 tipi di Flanger. L'unica limitazione che ho trovato nella sezione effetti del Minilog XD e a cui bisogna prestare attenzione è la mancata possibilità di utilizzare contemporaneamente un delay e un riverbero entrambi di tipo user, che sarebbero ovviamente da caricare precedentemente sullo strumento. Per tutti gli effetti, il knob time modifica la velocità dell'effetto, il knob depth invece, come al solito, modifica la sua intensità. In questo primo video sul Minilog XD ho preferito parlare della parte relativa alla generazione del suono e al suo successivo trattamento, la pasta sonora dello strumento per intenderci. Nei prossimi due video invece vi parlerò prima del sequencer, che trovo molto performante, e in seguito anche dell'edit mode, ovvero di tutte quelle possibilità aggiuntive per la regolazione di moltissimi parametri raggiungibili con dei sottomenu in grado di arricchire ulteriormente le possibilità dello strumento. Spero che questo video possa esservi utile e che sia stato di vostro gradimento. In tal caso vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un like oppure un commento. E vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!